mi ostino a pensare che la preoccupazione sia il merito più che il metodo. Le parole sono importanti, però non vorrei che si perdesse di vista la realtà. E Begin, Bernini, partiamo dalla realtà, che è quel bollettino da cui abbiamo iniziato la trasmissione, che ci dice quasi 600 morti in 24 ore, un paese che ha un R continuo, un indice di contagio all'1,7, che ha delle altre regioni, zone a rischio, per cui probabilmente in brevissimo tempo ci sarà bisogno di nuove misure restrittive. Allora, secondo voi è giusta questa distinzione appunto regionale, o a questo punto, rischiando a breve di andare tutto il paese in semaforo rosso, tutte zone rosse, perché non farlo subito? Begin. Ma guardi, questa scelta di dividere il paese è stata peraltro concordata durante un periodo di attenti lavori comuni anche con le regioni. Vediamo anche le polemiche che ci sono state immediatamente dopo l'annuncio di quelle regioni che erano in una zona piuttosto che in un'altra, le reazioni che ci sono state. Quindi è corretto, secondo me, procedere con questa metodologia. È evidente che nelle misure in cui i cambiamenti sono così repentini, si potrebbe arrivare ad una soluzione molto uniforme, però credo che sia corretto mantenersi aderenti a quelli che sono gli indicatori tecnici e scientifici che permettono o meno dei comportamenti. Purtroppo lo sappiamo, i dati di oggi sono il frutto di quello che è stato fatto in passato. Purtroppo i decessi di oggi dobbiamo tornare indietro di una quindicina, ventina di giorni per spiegarli. Ahimè, non c'è che da spiegare. Noi oggi quello che dobbiamo capire e analizzare sono i trend, quindi rispetto a quelli che sono giorno dopo giorno, sì, gli aggiornamenti. Segnalavo all'inizio che aumenta il numero dei morti, ma la curva epidemiologica sta un po' rallentando. A proposito, esatto, di comunicazione, e sono quelli che io definirei che corretta, analizzati. Uscirei dalla cosa allarmismo, invece tranquillizzazione. Nessuno di noi deve avere il compito di allarmare o terrorizzare, certo, deve dire le cose come stanno. Le cose come, esatto, stanno sono che aumentano i morti sensibilmente, ma c'è un segnale di freno. Lo dice anche Brusaferro e l'ha detto ieri, un rallentamento comunque del contagio. Speriamo su questo che siano i primi risultati delle misure restrittive. Concluda pure. E questo è quello che comunque l'esperienza ci insegna, che stiamo vedendo anche in altre nazioni. Non che si possa dire che la situazione appunto sia in fase di normalizzazione, perché no, purtroppo il pericolo è anche quello opposto, di far credere che il pericolo sia scampato. Non è assolutamente così, e mi riferisco ad altri paesi, chiaramente non all'Italia, che siamo ancora in una situazione fortemente acuta. Quindi prudenza, assoluta prudenza, però i dati che devono essere osservati obiettivamente per capire se le misure sono quelle corrette, se si sta andando nella giusta direzione. Non possono essere i decessi che, appunto, come dicevo, sono da ricondurre a una ventina di giorni precedenti. Dobbiamo analizzare la questione molto molto da vicino, attentamente, e affidarci agli strumenti che possediamo e che ci hanno dimostrato efficacia. Quindi non lasciamoci né entusiasmare né terrorizzare. No, 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 io sono d'accordo. No, no, sono d'accordo con quello che è stato detto, che il linguaggio è importante e che i messaggi che vengono dati alla popolazione sono fondamentali, perché il governo ha una grandissima responsabilità, tutti gli enti locali, tutte le amministrazioni hanno una grandissima responsabilità, ma dobbiamo anche essere responsabili nei confronti dei cittadini, che ci vedono come un modello e che si aspettano da noi poi anche dei messaggi chiari e concreti. Quindi oggi non è il momento né di terrorizzare né di minimizzare la realtà che ci circonda. Aggiungo io di fare polemiche che invece continuano a esserci, scarica da lì le responsabilità, rimpallo, colpa tua, colpa degli enti locali, no del governo, no della maggioranza, no dell'opposizione, vero. Purtroppo, però gli arresti si aggiungono a responsabilità, lei da genovese sul Ponte Morandi, che sono pesanti davvero a questo punto. Beh, sicuramente, peraltro. Ecco, non è il momento, secondo me, come abbiamo detto, di fare grandi polemiche, però è stato un momento molto difficile per la città, molta anche della nostra
diciamo, critica nei confronti di alcune gestioni e anche immediatamente dopo la tragedia, quelle che sono state le nostre misure ampiamente criticate già hanno trovato precedentemente conferma della loro correttezza, oggi mi sembra che lo siano doppiamente, certo. Però appunto, come dicevo, non credo che sia il momento di riprendere, di fare polemica. Certo. Sulla questione del fatto che ci debba essere collaborazione e cooperazione, dovete, io sono assolutamente d'accordo. L'opposizione dice, hanno anche delle proposte economiche. È assolutamente corretto e io credo che nel momento in cui si fanno gli interessi dei cittadini e della nazione, anche parlare di maggioranza e di opposizione è piuttosto anacronistico. Io vivo e lavoro a Bruxelles, dove la maggioranza e l'opposizione sono molto differenti rispetto al Parlamento nazionale e dove con i colleghi normalmente, al di là delle differenze che ci sono, chiaramente di opinione e di vedute, si collabora e si lavora per l'interesse nazionale. Quindi è un esercizio politico che si può fare e si può fare molto bene. Questo è l'obiettivo che tutti hanno. È chiaro che nella misura in cui, e non mi riferisco chiaramente alla collega che è qui presente, ma in generale abbiamo assistito nei mesi scorsi ad un'opposizione che era fortemente improntata più su slogan, più attacchi, più su una parte mediatica molto forte, insomma ricordiamo anche esempi non proprio edificanti, è chiaro che diventa difficile poi trovare un dialogo, ma per fortuna c'è comunque stato, l'ho detto prima, cioè il dialogo costante con le regioni, che sono in molti casi a guida per esempio a trazione del centrodestra, c'è sempre stato. No, diciamo, quindi in realtà che c'è anche uno smorzamento dei toni nel rapporto tra governo e enti locali, questo indubbiamente sì, però sul decreto ristori in particolare inserirete anche tutta una serie di categorie che sono state escluse e raggiungerete davvero un'intesa in Parlamento, come spera anche il vostro ministro D'Incà? Ma guardi, l'obiettivo è sicuramente quello di andare a coprire tutta la platea degli operatori che sono danneggiati. Si procede con un senso di priorità, ma non perché un operatore sia più importante di un altro, ma rispetto obiettivamente anche a dei criteri legati alle chiusure piuttosto che a quelli che sono stati colpiti immediatamente. Però con questi decreti, che peraltro non comportano uno scostamento di bilancio, ma una riallocazione di risorse che si è recuperato dagli scostamenti precedenti, anche in questo caso si mettono velocissimamente in campo delle misure, parliamo veramente di accrediti automatici, di bonifici automatici che sono stati erogati già a partire dai giorni scorsi e che continueranno nei prossimi. Quindi sicuramente lo sforzo è grande e di sicuro c'è bisogno dell'aiuto e del contributo di tutti, perché io non credo che ci si possa ergere a detentori della verità assoluta. Questo né dalla maggioranza né della opposizione. Vediamo. Io ringrazio la senatrice Bernini, ringrazio Beghin, ringrazio tutti gli ospiti, voi che siete rimasti con noi per tutta la trasmissione, Stefano Zecchi, noi ci rivediamo domattina alle 8, Rai 3, conto su di voi.